La giornata riuscirà a far dimenticare il 5-1 di Napoli nella Supercoppa. State vedendo appunto il gol della squadra partenopea nel corso della partita del San Paolo. Vedremo se il Napoli si confermerà campione d'Italia, soprattutto per quanto riguarda il gioco con l'innesto di Silenzi, e vedremo se Milan, Sampdoria, Roma e tutte le altre squadre che aspirano allo scudetto saranno all'altezza della squadra partenopea. E adesso la Coppa Italia. Napoli-Cosenza 3-0, Fiorentina-Parma 1-0, Bologna-Reggiana 4-1, ottimo il tedesco Bass nel Bologna, Modena-Lazio 0-0, dopo gli entusiasmi la Lazio si è un po' afflosciata, Cesena-Cremonese 4-3, Sampdoria-Brescia 1-1, Verona-Torino 0-4, Monza-Inter 0-1, Juventus-Taranto 2-0, Udinese-Pisa 0-1, Roma-Foggia 1-0, Giarre, pensate, squadra di Serie C siciliana, Genoa 0-0, Bari-Messina 0-0, Atalanta-Pescara 2-0, due gol di Evair, Lecce-Cagliari 4-0, Milan-Triestina 1-0. E adesso vediamo per l'appunto le partite principali, ci siamo soffermati su 5 squadre importanti, cominceremo con la Juventus che sembrava in crisi, termineremo col Napoli. Nel lussuoso stadio torinese delle Alpi pochi spettatori e nessun striscione per una polemica dei tifosi bianconeri contro la società. Dopo l'1-5 di Napoli, Maifredi presenta una Juventus schierata a zona con un 4-3-3, ma la musica non cambia e i solisti spesso steccano. Napoli, difensore con Cesar, De Marchi e Luppi, impegna all'inizio Spagnulo, come avete visto, ma anche Tacconi deve esibirsi sui tiri di Evangelisti e Turrini. Il Taranto, neopromosso in Serie B, mette a disagio gli attaccanti bianconeri con una marcatura uomo. Soltanto alla mezz'ora Spagnulo viene impegnato nuovamente, questa volta da Fortunato. La Juventus sblocca il risultato al 40° su calcio di rigore. Intervento di D'Ignazio su Marocchi, lanciato in aria. Pelicani indica il dischetto e Baggio trasforma. 1-0 per la Juventus. Nella ripresa entra Casiraghi. Al 34° sul cross di Baggio, proprio Casiraghi si esibisce in una gran rovesciata per il 2-0, gran gol il suo. Dunque 2-0 per la Juventus, apparsa in leggerissima ripresa. Dal dischetto, come l'8 luglio allo Stadio Olimpico, ha risolto Andreas Brehme. Un gol, quello di stasera, nemmeno paragonabile a quello d'Italia 90, ma comunque è servito all'Inter per tanti motivi. Battere il Monza e respingere le polemiche già pronte. Dopo la punizione di Pizzi, Pinato si appella ai piedi per respingere la conclusione di Serena. Al 25° il tam-tam nerazzurro prosegue. Serena, su angolo di Pizzi, va a 50 centimetri dal palo. 3 minuti dopo, al 37° Luci annulla un gol di Klisman. La Moviola dirà che la rete era regolare. Il primo tempo si conclude con Berti che cerca ma non trova l'incrocio dei pali. Il palo pieno lo trova invece al 4° della ripresa Aldo Serena. L'Inter impreca, c'è chi invoca Mateus, ma è Walter Zenga che crea altri incubi nerazzurri con questa uscita al 9° minuto. Nicola Berti è ancora scioccato dal suo portiere. Al 18° si crede, ma non lo era, in fuorigioco. Ed ecco finalmente il Monza, dopo un'ora, il primo tiro in porta dai Brianzoli. Lo firma Marta. L'Inter tira il fiato, poi Mandorlini, sostituto di Stringara, imita Serena di testa al 35°. 60 secondi e il monzese Bruno, dopo un triangolo Pizzi-Mandorlini, lancia splendidamente Klisman. Pinato lo ferma così. Luci indica il dischetto. E ancora una volta Andreas Brehme si ricorda come si segna dagli 11 metri. La Sampdoria, molto rimaneggiata per le assenze di Vialli, Pellegrini, Lombardo e Cerezo, affronta il Brescia puntando soprattutto sul russo Mikhailichenko, che sta ancora cercando l'intesa con i compagni, e con Dossena e il giovane Calcagno di punta. Il Brescia cerca di contenerla senza tuttavia rinunciare al contropiede. Dopo 10 minuti Dossena colpisce la traversa con un pallonetto che scavalca Zaninelli in uscita. Poi un fallo in area bresciana su Catanez fa gridare al rigore, ma l'arbitro Ceccarini di Livorno non lo concede. È quindi la volta di Mancini a lambire la parte superiore della traversa con un gran tiro dai limiti dell'area. Il Brescia alla mezz'ora prova qualche sortita in avanti, ma Pagliuca è bravo a intercettare un tiro di giunta. Negli ultimi 5 minuti grande forcing Doriano.
Catanez di testa colpisce il palo su cross di Bonetti e Dossena manda alle stelle la ghiottissima palla gol. Poi festival di Roberto Mancini che ci prova in mille modi a segnare il gol del vantaggio, ma trova Zaninelli sempre pronto. Infine la doccia fredda, Mannini sbaglia un rinvio su una palla vagante e Ganz fila via in contropiede battendo Pagliuca, il classico gol dell'ex. Dopo tre minuti dall'inizio della ripresa il risultato torna in parità. Cross di Mancini da destra e di testa questa volta Dossena non sbaglia. La Samp a questo punto prova a vincere la partita e si ributta in avanti, ma il Brescia la contiene molto bene. L'ultima occasione è per Mikhailichenko a pochi minuti dalla fine, ma il suo colpo di testa è sfortunato. Gioca abbastanza bene per un tempo la Roma di Ottavio Bianchi, poi nella seconda metà della gara si perde un pochino. C'è ancora molto da rivedere in special modo in difesa e a centrocampo. Qui dopo due minuti un tiro di Carnevale parato e all'ottavo arriva subito il gol, il lunghissimo lancio di Nela, Feller proprio al limite, comunque in sospetta posizione di fuorigioco, molto bravo comunque a battere il portiere Mancini e realizzare il gol dell'1-0 per la Roma. Roma che continua ad andare in avanti, qui c'è un'azione all'11° di Desideri sulla destra, il suo tiro di sinistro viene respinto dal portiere Foggiano e ancora la Roma che si fa vedere, l'unico buono a centrocampo è stato Piacentini, il pallonetto di Carnevale che non riesce ancora a trovare gol importanti. Poi c'è Desideri, la sua punizione al 33° viene deviata dalla barriera sulla traversa. Il secondo tempo invece è tutto di marca del Foggia, vediamo dopo un minuto e mezzo di gioco un tiro di Signori e la parata abbastanza tranquilla di Zinetti. Dopo 4 minuti si fa vedere Barone, che è uno dei migliori in campo, il suo tiro finisce fuori ancora il Foggia, c'è questa azione tra Barone e Baiano, il tiro di Barone e la parata di Zinetti al 12° ancora il Foggia, che ha qui la sua occasione più clamorosa al 16°, l'azione si nota sulla destra, arriva poi Signori, il suo tiro è fuori. L'ultima azione di rilievo la inizia Aldair e la finisce il tedesco Rudi Feller, l'unico apparso molto in forma nella Roma, il suo tiro però finisce fuori. Certamente è più facile battere una Juventus dal gioco a zona e con intenzioni offensivistiche, piuttosto chi, come il Cosenza, puntando al pari ha scelto la via della stretta marcatura ad uomo e della difesa ad oltranza. Storgato, Marino e Catena si sono esibiti su Silenzi, Careca e Maradona e siccome i primi due oltretutto hanno giocato all'ombra dei loro marcatori è stato Diego verso la mezz'ora a prendere l'iniziativa personale nel tentativo di rompere l'equilibrio esistente in campo, ma gli è andata male perché ha colpito due volte la traversa, prima su azione e poi con palla ferma. Quando il Cosenza ha preso coraggio e nella ripresa Nocera è arrivato a tu per tu con Galli due volte, il Napoli ha mandato in campo Crippa e Mauro al posto di Da Napoli e Baroni e nel giro di due minuti ha messo al sicuro il risultato, dopo il gol di Ferrara molto bello, il rigore calciato da Maradona. Fiacca la reazione del Cosenza, che ha avuto in Nocera il migliore uomo in avanti, mentre il Napoli con Careca rotondava il risultato, dando netta la sensazione delle sue possibilità di adattamento agli avversari per la varietà di schemi da offrire grazie ad una valida panchina lunga. Ed eccoci al campionato. Il Napoli, come si è visto nel servizio di Italo Chiune, ha giocato una buona partita ed è pronto ad andare a giocare a Lecce. Vedrete questa partita alle 10 AM Eastern Time su questo stesso network domenica mattina. Per quanto riguarda le altre partite importanti della giornata, ricordo la trasferta della Juventus a Parma, che per la prima volta si presenta in Serie A in assoluto. L'Inter giocherà a Cagliari, dove troverà Matteoli, ex nerazzurro. Il Cagliari torna in Serie A dopo una lunga crisi. E altra bella partita, secondo me, sarà Torino-Lazio, che sono state le rivelazioni di questa estate. Adesso sulle immagini più belle della passata stagione, ricorderete i fatti nello scorso campionato, vedremo le partite e qualche notizia sulle squadre. Atalanta-Bari, Evair dopo i due gol in Coppa Italia è scatenato, il Bari con qualche problema, forse addirittura tornerà il vecchio Di Gennaro. Bologna-Pisa, sono due squadre euforiche per i risultati di Coppa Italia, ma il Bologna sembra più in forma. Cagliari-Inter, a parte Fontolan che salterà tutta la stagione, l'Inter forse
riuscirà a recuperare qualcuno dei suoi infortunati, come Matteus, assente a Monza in Coppa Italia. I sardi sono vogliosi di riscatto dopo il 4-0 subito a Lecce. Lecce-Napoli, Maradona ha avuto dei problemi al ginocchio, due squadre in salute dopo i risultati di mercoledì. Squalificato Conte del Lecce. Milan-Genoa, Sacchi ha fatto riposare i titolari mercoledì scorso, assente soltanto Rijkaard, squalificato. I rossoblù in difficoltà a Giarre in Coppa Italia. Parma-Juventus, dopo la rettifica in difesa, la Juventus sembra più equilibrata. Il Parma all'esordio assoluto in Serie A, c'è una particolare attesa in Emilia. Roma-Fiorentina, la Roma ancora con qualche problema, non gira del tutto bene. La Fiorentina deve far vedere quel che vale, è squalificato il cecoslovacco Kubik. Sampdoria-Cesena, troppi infortunati nella Sampdoria, Vialli probabilmente non ci sarà. Il Cesena potrebbe fare il colpo, magari un pareggio. Torino-Lazio, dopo il 4-0 di Verona, Torino scatenato. È stato operato Benedetti, e mentre la Lazio ha giocato abbastanza male a Modena e cercherà il riscatto. Domenica mattina, prima della partita Lecce-Napoli, Kancelskis e Kuznetsov.